Oggi sono ancora in lotta. Sono in lotta con una malattia subdola, molto aggressiva, che mi ha richiesto delle prove difficilissime, che probabilmente me ne chiederà ancora delle altre, ma che non mi ha vinto. Devo lottare con la convinzione di potercela fare. L'esito di tutto questo, di questa sfida, non mi interessa tanto, mi interessa viverla fino in fondo questa sfida, perché anche questa è vita e non la voglio sprecare. Tutto quello che vivrò farà parte della mia esperienza e quale che sia l'esito della malattia, nulla me lo potrà portare via. È il mio concittadino questo. Sì, sì. Ogni astrofisico pensa che la vita sia nata con l'esplosione di un'immensa infinita granata. Per i credenti nada, la Terra fu creata da un essere supremo in meno di qualche giornata. Dove sta la vita oggi per lei? Sta qua in questo momento che stiamo vivendo. Ogni momento che viviamo è la vita. Non sta altrove la vita. Ma lei è il dopo Vendola? Penso che quello che è accaduto qui in Puglia negli ultimi anni abbia un carattere molto più complesso, sia una storia molto più articolata, sia la vicenda di un popolo più che di Vendola. Il dopo Vendola è un popolo, non è un altro Vendola, questo voglio dire. Guardandolo dal punto di vista elettorale, però, questo popolo pugliese non è che abbia apprezzato molto Vendola e i partiti di questa maggioranza. Secondo lei perché? Ha bocciato con fastidio l'idea che l'esperienza del cambiamento pugliese, della primavera pugliese, si potesse considerare conclusa e quindi tutti a Roma. Siamo stati abituati a pensare, siamo stati convinti, fermamente convinti, che la politica e quindi le istituzioni potessero bastare a se stesse dinanzi ai problemi e alle domande sociali, no? Bastava semplicemente disporre di risorse pubbliche adeguate per poter risolvere i bisogni sociali. Questa idea è finita, sia perché la portata dei problemi si dilata sempre di più e sia perché le risorse di cui disponiamo sono sempre di meno. Probabilmente la disponibilità molto più limitata di risorse pubbliche ci farà aguzzare l'ingegno, ci farà scendere dal palazzo e ci farà entrare in un contatto molto più avvincente, molto più diretto con le persone. Forse il cambiamento diventerà una realtà. Cioè, noi finora abbiamo narrato la crisi solo da un lato, che non nego, perché in ogni grande cambiamento ci sono dei costi sociali straordinari, ma quello che sta accadendo un po' in tutto il mondo, tranne che nel nostro paese, è la voglia di intuire quali sono le opportunità che si stanno dischiudendo, qual è il mondo nuovo che può nascere da questo straordinario cambiamento che chiamiamo crisi. E se non abbiamo questa curiosità, il futuro lo subiremo. Se invece ti giochi questo passaggio come un'opportunità e le perlustri, le indaghi, in qualche modo le fai tu e il futuro ti appartiene, potrai esserne protagonista. Il cambiamento lo potrai scrivere anche tu, potrai metterci in qualche modo anche la tua firma. È quello che non sta accadendo nel nostro paese. La crisi, diciamo, in qualche modo appunto ha paralizzato le nostre energie. Invece io la colgo come una straordinaria sfida. Chi è che potrebbe sostenere Vini presidente? Cioè, quale area politica? C'è un governo attualmente sostenuto da PD-PDL, per cui si potrebbe pensare un laboratorio così esteso e ampio anche per il governo guidato da lei? Io penso che la storia che abbiamo scritto in questi anni e il bisogno di questo cambiamento così profondo, così radicale, siano incompatibili con questa logica consociativa che ha preso la scena politica nazionale in questo momento nel nostro paese. Siamo radicalmente incompatibili. Quando la realtà lo impone, oserei dire in generale la vita te lo impone, devi attraversare la paura. La paura è un sentimento assolutamente naturale, non bisogna aver paura di aver paura. E io l'ho vissuta sempre così, la paura, come una sorta di sfida a tirar fuori, proprio in quel momento in cui ti senti più fragile e più vulnerabile, a tirar fuori il meglio delle tue energie. La paura è una straordinaria opportunità per scoprire delle energie profonde che non pensi nemmeno di possedere.